da lunedì 18 i musei che possono e vogliono farlo possono riaprire. Non tutti i musei lo faranno a livello nazionale, ognuno lo farà secondo le proprie modalità, le proprie tempistiche, perché in primis c'è il problema della sanificazione degli spazi che conservano un patrimonio di collezioni, spesso costituito da materiali delicati, materiali deperibili. E poi stiamo valutando di fare delle aperture per step con gradualità, con sostenibilità, con nuovi paradigmi appunto, quindi erogare dei servizi magari durante aperture serali in estate. Stiamo organizzando una serie di attività didattiche per bambini e per famiglie da fare negli spazi aperti della città, compreso il cortile Cascella del nostro bellissimo Museo Cascella, che è un cortile molto bello, ricco di storia e di verde. E poi abbiamo implementato i servizi digitali. Già alcune scolaresche che avevano prenotato delle attività didattiche ci hanno chiesto proprio di poter usufruire di queste modalità di didattica a distanza, quindi intendiamo comunque proprio implementare tutta questa nuova frontiera del digitale che ci si è aperta anche a causa di questa drammatica emergenza. Il problema vostro in particolare è quello degli ingressi contingentati, perché parliamo di locali al chiuso. Sì, alcuni spazi sono abbastanza piccoli, per cui il problema si presenterà soprattutto se ci saranno comunque dei gruppi di visitatori o di turisti che vengono dalla stessa regione, perché si parla molto anche di turismo di prossimità che ricomincerà proprio a partire dal mese di giugno. Per cui dobbiamo organizzare e studiare anche dei percorsi monodirezionali. I visitatori che entrano poi dovranno uscire non da dove sono entrati, quindi dobbiamo proprio ripensare completamente i percorsi di visita. Per questo ci vuole tempo proprio per rendere un servizio alla comunità che sia il migliore possibile. E come ho avuto già modo di dire, comunque questa sorta di distanziamento fisico non sarà assolutamente un distanziamento culturale e sociale, perché i nostri musei, musei gestiti dalla Fondazione Agenti d'Abruzzo, che lo ricordo sono il Museo delle Agenti d'Abruzzo e il Museo Cascella, sono musei di comunità, sono musei del territorio, quindi sono per i cittadini e con i cittadini, sono fatti dai cittadini, cioè per noi la relazione interpersonale è fondamentale, quindi cercheremo comunque di essere vicini al territorio, ai ricercatori, agli studiosi, agli studenti, a tutti coloro che fruiscono, insomma, quotidianamente i nostri servizi nella maniera più efficace proprio possibile.